CAG, cosa ti viene in mente o che immagine o un ricordo? Allora, a me viene in mente il Grest, molto in generale, però dei ricordi bellissimi di questi 3 anni di Grest, con i bambini, con gli animatori, l'amicizia che si instaura tra i bambini e gli animatori, oppure tra gli animatori, e tutta l'atmosfera che si crea e che si porta durante queste 3 settimane di Grest e si conclude con la festa finale del Grest che... almeno l'anno scorso mi ricordo che un bambino si era messo a piangere perché era finito il Grest e quindi questo, questa felicità che ti lascia quando finisce il Grest, almeno a me lascia questo, cioè lo collego al CAG perché alla fine è istruire i ragazzi e anche farli crescere, però facendoli anche divertire. A me viene in mente le sveglie della Laura, che piacevano moltissimo, soprattutto al Maci, quando diceva arrivano i nostri amici e basta. La vacanza dei bambini a Spruz e il cerchio degli animatori sulla piastra a fine Grest, col Med, e le serate al nascondino. Un aggettivo, un nome che secondo te simboleggia CAG e perché? Divertimento. Manco io. Da 5 ore. Il CAG nel 2036 come lo immagini? Noi animatori. Animatori. O tutori, non lo so. Animatore. Ma se pagassero magari anche bene, se lo farei in pensiero. Così, non lo so. Come adesso, cioè, non lo so. Non mi ci vedo neanche io tra 20 anni, 30, quindi non lo so, mi dispiace. Mi dispiace. Questa domanda non posso dire. Non lo so. Basta. Ciao, ragazzi. Salutateci. Ciao. Basta, che vergogna. Non lo farò mai più.